sera si è insediato il nuovo Consiglio Comunale di Carrara in una cerimonia segnata dall'emozione e dal discorso del sindaco De Pasquale che ha citato Dante, Cervantes e Ungaretti. Emozione, gioia, un po' di tensione e perfino qualche lacrima. La seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale di Carrara, che si è tenuta ieri, ha segnato l'avvio ufficiale della nuova consigliatura, con i 15 eletti pentastellati in maggioranza e l'opposizione divisa tra PD, centrodestra e il blocco della neoalleanza Vannucci-Spediacci. I cittadini hanno partecipato in modo massiccio, con grandi manifestazioni di entusiasmo, esplose in applausi lunghissimi e calorosi, ma senza mai cedere alla caciara. Tra loro i big del Movimento 5 Stelle, la senatrice Laura Bottici e il consigliere regionale Giacomo Giannarelli, con stampata sul volto un'espressione che tradiva un misto di orgoglio e di emozione. Il delicato compito di aprire ufficialmente l'assise è toccato a Francesca Rossi, la più votata dei consiglieri grillini, che ha ringraziato la città ricordando le sedute semideserte dei vecchi consigli e quelle incandescenti dell'immediato post alluvione. Oggi si celebra l'inizio di una nuova stagione e vorrei che questa sala fosse sempre così gremita di cittadini attenti e desiderosi di partecipare, ha detto la consigliera pentastellata. Subito dopo è stata la volta del giuramento del sindaco. Indossata la fascia tricolore, Francesco De Pasquale ha pronunciato la formula di rito rivolgendosi ai cittadini in un discorso appassionato e letterario. Oggi noi rappresentiamo un'occasione storica, una svolta decisa nella politica cittadina che 5 anni fa ci vedeva affacciarci come aspiranti Don Quixote a combattere una lotta politica ad armi spuntate, ha detto il primo cittadino. De Pasquale ha poi ricordato le persone che per un tratto più o meno lungo lo hanno accompagnato nel cammino della vita e che oggi, per le varie strade del destino, non sono più tra noi. Ma, ha detto il sindaco, nel cuore nessuna croce manca, citando Ungaretti e paragonando la sua San Martino del Carso alla nostra Carrara. Parole di critica e preoccupazione a cui è seguito un messaggio di speranza, ancora una volta reso in termini letterari. Si presenta davanti a noi una serie di sfide davvero impegnative e sarà nostra cura affrontarle nell'interesse della collettività, perché Carrara, ha concluso De Pasquale, possa finalmente tornare a rivedere le stelle. La seduta è proseguita con l'elezione del presidente del Consiglio Comunale. La scelta è caduta su Michele Palma, militante storico del movimento, mentre come vicepresidente sono stati selezionati Francesca Rossi e Cristiano Bottici del PD.